quanto il viaggio ha influito sull'intera troupe e sulla comunità dei ragazzi? Allora, per prima cosa i ragazzi sono stati un po', diciamo, sconvolti dal fatto di acquisire un nuovo ruolo, ovvero sono stati messi sulla strada con gli zaini, gli scarponi, l'attrezzatura da trekking e già, diciamo, cambiare vestito, per loro ha significato essere qualcun altro o comunque acquisire un ruolo diverso. Non avevano più addosso questa etichetta da delinquente, ma erano camminatori, tutti camminatori come lo eravamo noi assieme a loro. Quindi il fatto di essere in incognito alla fine, in mezzo a una società che dovrebbe insomma accoglierli, ha influito positivamente. Mi ricordo che uno di loro ha detto: "Cavolo, questi ci accolgono e non ti trattano da delinquente, ti trattano come se fossimo delle persone normali." Quindi questo nuovo ruolo sicuramente ha agito molto sulla loro autostima e sulla loro predisposizione, insomma, a farsi accogliere e a essere, e ad accogliere a loro volta in seguito. Per quanto riguarda noi, c'è stato un livellamento. Diciamo che sono cadute un po' le barriere reciproche, sono cadute le loro barriere nei nostri confronti perché anche loro ce l'avevano e naturalmente le nostre nei loro confronti. Ci siamo adeguati nel passo ed eravamo una specie di piccola comunità in cammino, una piccola società che avanzava piano piano e pian piano si conosceva. È stato molto utile, camminare con loro perché attraverso, diciamo, il fatto che ci siamo messi in gioco anche noi in cammino, abbiamo fatto, tutta la troupe ha fatto tutto il percorso a piedi, siamo per loro diventati credibili, ovvero non eravamo una troupe che scendeva, andava in macchina, li intervistava, poi ripartiva, eravamo una troupe che camminava con loro e questo ci ha reso credibili. E ha permesso anche di aprire un certo grado di confidenza, per cui non eravamo più registi e protagonisti, ma eravamo alla fine compagni di viaggio e camminatori. Le crisi le hanno avute loro come le abbiamo avute noi, quindi alla fine la fatica ci ha livellato tutti quanti. Nel 2018 il Sole 24 Ore citava una percentuale alta di recidiva, pari al 68%. Come si può combattere? Dunque, quello che io so è che il cammino come misura alternativa al carcere o comunque come progetto di reinserimento in altri paesi ha fatto e sta facendo abbassare le recidive dei ragazzi, diciamo, che hanno avuto problemi con la giustizia. E questa modalità, ovvero il cammino, viene già usata da 40 anni in Belgio e da quasi 30 in Francia e adesso ci sono altri paesi che stanno partendo con progetti simili. Loro hanno già fatto delle ricerche, quindi sono già avanti sul fronte ricerche e hanno visto che il 70% dei ragazzi che partecipano ai loro percorsi di cammino, non ricade nel crimine e quindi è una percentuale molto alta. Bisogna anche dire che tutte le misure alternative al carcere hanno una recidiva molto bassa, quindi dobbiamo un attimo farci delle domande.